Cari amici di Fano TV, bentornati. Oggi ci troviamo a Centinarola di Fano e abbiamo il piacere di essere presenti alla nuova, anzi nuovissima sede che oggi ci sarà la giornata inaugurale dell'associazione Viviamo a Centinarola. Le associazioni sono l'anima, anzi sono il cuore della nostra città, perché coinvolgono tutti i cittadini e si uniscono per creare tantissimi eventi e regalarci un grande sorriso. Tantissime saranno le iniziative in serbo per noi, ma andiamo a scoprirle tutti insieme con le nostre telecamere. Quindi, amore mio, amore mio, vogliamo entrare? Oh, abbiamo già iniziato a mangiare, quindi possiamo entrare. Andiamo a mangiare la pizza, seguiteci. Questa benedizione che oggi diamo è anche un riconoscimento all'opera che voi fate e un incoraggiamento a portarla avanti. E ora do la parola al vescovo. Guarda con bontà questi tuoi figli che oggi inaugurano questa sede, luogo di ritrovo, luogo di progetti, luogo di una comunità creativa. Fa che possa essere alimentata la carità, difesa la giustizia, diffusa la gioia, consolidata la pace. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Siamo alla presenza di Gianluca Ilari, che ha molto a cuore sia tutte le associazioni cittadine, ma soprattutto questa associazione, perché è di casa, possiamo dire. Sì, vivo qua ormai da 4 anni, Viviamo Centinarola è l'associazione che si spende tantissimo sul territorio. Oggi è una giornata molto importante perché inauguriamo la loro nuova sede, l'ex asilo Girasole, appunto oggi rimane in capo all'associazione che ha cuore e cura il quartiere. Li ho incontrati, quindi possiamo dare anche una notizia a chi ci ascolta, qualche settimana fa, mettendo già in piedi un progetto molto interessante di riqualificazione del parco di via Monfalcone. L'associazione si è data disponibile a collaborare con l'amministrazione per la riqualificazione del parco, mettendo nuove panchine e sistemando qualche gioco. L'amministrazione comunale in cambio mette in sicurezza un parco che aveva bisogno di essere messo in sicurezza, mettendo una recinzione in modo che le mamme e i nonni che portano i bambini al parco non si debbano preoccupare che i bimbi possano finire sulla strada, che è molto trafficata. Credo che sia un ottimo inizio. Viva Viviamo Centinarola e viva tutte le associazioni che sul territorio spendono e si spendono per il territorio. Avere anche la presenza del vescovo di Fano è un grandissimo onore e grazie di cuore da parte di tutti noi per essere qui. Grazie. Come si sente a vedere tutte queste persone che sono insieme per un unico sogno, ovvero quello di stare, condividere un attimo del loro tempo insieme a tutti noi? È un'esperienza di gioia che incoraggia, che dà sicuramente un segnale a tutta la città e anche alle nostre comunità, segnale di coesione, di collaborazione, di ricerca di ciò che si può fare passo dopo passo a servizio degli altri. E quindi mi sembra molto bello e sono contento di essere qui oggi. E questo è anche un grande passo, perché ci fa capire che c'è ancora speranza, perché tante persone si stanno proprio dando, possiamo dire, dando da fare per renderci anche una giornata migliore, ma anche un avvenire migliore. Sì, è importante parlare di speranza in questi giorni, in questo tempo. Tra l'altro è il tema del prossimo giubileo del 2025 e quindi mi fa piacere che ci sia proprio questa sottolineatura. Dobbiamo imparare a cogliere questi segni in positivo che ci sono e che talvolta sono nascosti, mentre vengono sempre di più evidenziati altri segnali più preoccupanti di violenza, che danno un po' segnali in negativo e a volte impediscono di impegnarci, intimoriscono le persone. Dobbiamo invece
abituarci a incoraggiarci reciprocamente e a considerare messaggi come questo. È bello che vedere che da parte dell'amministrazione, ma di tutta l'amministrazione comunale, ci sia un grande interesse a veder sviluppare queste associazioni che, come abbiamo detto prima, sono il cuore della nostra città. Sì, no, poi soprattutto per quello che riguarda la Viviamo Centinarola, è un'associazione molto importante. Io parlo per la Proloco perché innanzitutto fa parte della nostra, è uno dei nostri associati, ma soprattutto è anche un'associazione molto viva per quanto riguarda il comune e anche per quanto riguarda l'attività che svolgiamo come Proloco. Quindi secondo me è importante che ci sia una sede, secondo me se lo meritano perché sono dei ragazzi in gamba. Mi permetto di dire ragazzi perché sono molto giovani, quindi da quel punto di vista lì sicuramente hanno anche tantissime idee, e peraltro sono contento perché insomma, come dicevo prima, se lo meritano e sicuramente faranno tante cose perché un punto, una sede è un punto di aggregazione, quindi per la comunità di Centinarola è sicuramente una cosa molto importante. È bello vedere che, come ha detto prima, tanti giovani, ma veramente tanti giovani, si prodigano nel creare un futuro migliore. Allora, Centinarola è famosa perché anche durante le loro feste hanno sempre questo gruppo di giovani che li accompagnano, e questo vuol dire che è un quartiere che sicuramente è molto attivo, ma soprattutto anche l'associazione è in grado di coinvolgere buona parte della comunità che fa parte di questo quartiere. Questa è una cosa molto importante ed è una cosa che dà anche continuità, perché chiaramente il ragazzo che si sente partecipe soprattutto è affezionato e legato alla realtà di questo territorio, sicuramente porterà avanti un po' tutti i progetti che verranno in futuro per quello che riguarderà sia la località di Centinarola ma anche per tutta la città di Fano. Infatti gli facciamo tanti auguri perché se lo meritano, come ha detto prima, perché sono delle persone meravigliose, ma proprio come associazione, come tutti, proprio come persone fisiche. Sì, sì, no, infatti io gli faccio tantissimi auguri a nome della Proloco in quanto lo rappresento, ma a parte anche a mio nome personale, perché comunque li conosco praticamente quasi tutti, ripeto, ribadisco, si meritano sicuramente di avere un punto di riferimento come quello che hanno avuto. Hanno fatto anche un ottimo lavoro ristrutturando un po' tutta quanta la struttura, e questo sicuramente è una cosa positiva e si vede anche da come collaborano e come lavorano, quindi sicuramente un grandissimo in bocca al lupo e avranno un grandissimo futuro. Siamo contentissimi della partecipazione del quartiere e i nostri consiglieri sono qui con me sempre, e anche non sono consiglieri, la cosa bella è che siamo proprio un gruppo di persone che si incontrano settimanalmente per lavorare per il quartiere. L'associazione Viviamo Centinarola ha una nuova, anzi nuovissima sede, e siamo tutti molto orgogliosi di questo, ma penso che in primo luogo voi siete orgogliosi, tutti i membri, perché hanno davvero lavorato tantissimo per ottenere un risultato così grande e di successo. Ma l'associazione quando è stata fondata e soprattutto come è avvenuta la sua fondazione? Allora, l'associazione Viviamo Centinarola è stata fondata nel 2007 da abitanti del quartiere di Centinarola che, essendo un quartiere periferico, hanno voluto incontrarsi, riunirsi e organizzare una festa, la festa della solidarietà che viene svolta, diciamo, nel parco di Via Monfalcone tutti gli anni. Dopo, negli anni sono subentrati altri nuovi presidenti, il consiglio è cambiato e noi qualche anno fa il nuovo consiglio ha deciso di cambiare il nome della festa e l'abbiamo chiamata Sagra della Trippa e dei Fagioli, perché abbiamo pensato di dare questa importanza culinaria, diciamo, alla nostra festa, che da sempre si è servito la trippa e i fagioli. E poi negli anni, sempre con il nuovo direttivo, abbiamo pensato sempre anche di lavorare sempre di più sul quartiere. Siamo riusciti tanti anni fa ad avere una piccola stanzetta per le nostre riunioni, incomodato d'uso dall'amministrazione, e abbiamo richiesto fortemente all'amministrazione di avere una sede che potesse essere chiamata proprio sede per poter fare tutte le attività che nella nostra testa ci sono e che non abbiamo mai potuto fare. E fortunatamente l'anno scorso
con l'amministrazione Seri, attraverso sempre un lavoro noi con il sindaco e con l'assessore Sara Cucchiarini, siamo riusciti a praticamente a, ci hanno spostato di sede, ci hanno dato ufficialmente questa sede nuova, che tra l'altro è molto importante per il quartiere, perché è stata negli anni l'asilo e la scuola del quartiere, quindi tantissimi abitanti del quartiere sono stati o all'asilo o a scuola qui. E quindi ecco, è proprio un ritorno, diciamo, oltre che per noi, proprio anche per il quartiere stesso, quindi un ritorno ad avere questa porta aperta per tutto il quartiere, per chi ne vorrà utilizzare, insomma. Perché noi siamo un'associazione molto aperta, ci incontriamo tutte le settimane e diamo la possibilità a tutti quelli che vogliono di partecipare alle nostre riunioni e anzi chiediamo proprio agli abitanti del quartiere di darci anche dei suggerimenti, perché noi vogliamo fare per il quartiere tutto quello che è possibile. Giustamente l'opinione pubblica è importante, anzi è la cosa fondamentale, ma quando avete firmato il contratto per questa nuova sede, come vi siete sentiti? Ah, increduli, perché anni e anni e anni, finalmente ci hanno detto abbiamo l'appuntamento, allora io e il presidente abbiamo detto ma sarà possibile finalmente, e finalmente poi ha firmato il nostro presidente Giovanni e siamo stati tutti contenti. Sono passati un po' di mesi da quel momento, perché logicamente le stanze non erano accessibili al 100%, quindi abbiamo dovuto fare un po' di lavori, sistemare, insomma abbiamo passato parecchie sere a lavorare, parecchie giornate a lavorare per renderla, diciamo, pronta per questa giornata di oggi. Infatti le migliorie comunque che avete fatto sono state apprezzate, perché dentro è pienissimo, c'è tantissima gente, davvero sente nel cuore questa associazione. Sì, proprio per quello che dicevo prima, perché è un pezzo della gioventù di tante persone che finalmente ritorna al quartiere, quindi ecco. Noi come associazione siamo un po' i portavoce, diciamo, di questa apertura, però ecco, il messaggio che deve arrivare è quello che l'associazione è aperta e sarà disponibile poi a fare tante attività nella sede. Cercheremo di lavorare sempre di più per rendere anche più disponibilità da parte anche nostra dei consiglieri stessi, perché questo possa avvenire già dal mese prossimo. Abbiamo già in programma dei corsi che si svolgeranno nella sede, quindi ci sarà il corso di inglese e poi ci sarà un numero di telefono da contattare per poi chiedere informazioni, per saperne di più sulla giornata e tutto. Poi vogliamo fare un corso di imparare a giocare a burraco, perché è il gioco che piace a tutti, ma alcuni non lo sanno giocare. E quindi abbiamo detto, insieme all'associazione di burraco di Sassonia, abbiamo trovato un contatto e loro sono disposti a venire a insegnare burraco a chi vorrà impararlo senza problemi. Poi abbiamo tante altre attività legate al Natale, alla festa di Natale, ai laboratori creativi di Natale, quindi abbiamo proprio un bel bagaglio di programma che già, ecco, partirà già da fra 10 giorni, anche con la ginnastica che faremo per le persone alla sera. Insomma, dai, un bel connubio di iniziative. Poi speriamo, ecco, di poter ampliare poi anche da gennaio in poi. Sì, infatti piano piano comunque aumenterete sicuramente, anche perché poi già ci sono tanti membri dell'associazione, quindi penso che con tutte queste iniziative se ne creeranno ancora di più. Certo, certo, noi abbiamo ad oggi un'80 di associati, però ecco, l'obiettivo è quello di crescere e di far sì che, il mio obiettivo sarebbe tutti gli abitanti del quartiere devono avere la tessera dell'associazione, però insomma io punto molto in alto. Come si può fare la tessera?
Allora, la tessera si può fare anche adesso. Noi quando saremo aperti faremo sempre i tesseramenti, logicamente è annuale, quindi ecco, si fa la tessera ancora del 2024, poi a marzo di solito si fa un pranzo, una cena, un momento di condivisione dove faremo proprio anche il tesseramento sociale del 2025 con la divulgazione, diciamo, del bilancio di quello che è stato il 2024. Quindi ecco, la nostra associazione rispetta pienamente tutte le regole come le associazioni, insomma, ricreative, è iscritta al RUNS e quindi ecco, dobbiamo rispettare questo. Però aspettiamo tutti a Centinarola. L'associazione Viviamo Centinarola ha sempre pensato comunque al bene del proprio quartiere, quindi è sempre in stretto contatto con l'amministrazione e già un mese fa noi ci siamo visti anche con Gianluca Ilari, che è l'assessore ai lavori pubblici, perché volevamo chiedere se ci potevano essere delle migliorie da poter fare nel quartiere. Noi lo viviamo tutti i giorni e quindi siamo proprio quelli che le persone si fermano e ci dicono: ah, però qui c'è da sistemare, c'è da mettere a posto, e quindi abbiamo riportato queste necessità, queste cose che sono state evidenziate dai cittadini, e quindi lui siamo andati io e Giovanni e abbiamo parlato. E praticamente abbiamo deciso insieme a lui, insieme al comune, di poter organizzare la chiusura del parco di Via Monfalcone, che è molto pericolosa perché rimane sulla strada nonostante i dossi che sono stati fatti, però è proprio pericolosissima. Quindi lui ci ha garantito che in primavera verrà chiusa con un cancello. E noi a nostre spese sistemeremo il camminamento, perché è tutto rovinato, e quindi lo sostituiamo, quindi togliamo il vecchio e rifacciamo uguale però nuovo, e quindi in primavera sarà tutto nuovo anche al parco. Ed è bello che questi momenti anche ricreativi di condivisione, che sono l'obiettivo appunto dell'associazione, vengano fuori anche in maniera molto tempestiva. Sì, noi martelliamo finché non otteniamo qualcosa. E siamo insieme a una signora che ha proprio vissuto questa scuola, che ci ha proprio partecipato. A pieno, fino alla quarta elementare ho proprio vissuto i vari passaggi, anche dei bambini più piccoli. Ma che emozione le ha fatto? Cosa ha provato quando è rientrata in questo luogo? Un po' di emozione, un po', sì, insomma, arrivai ai tempi proprio lontanissimi. Ma immagino proprio anche a livello emotivo, come ha detto lei, ritornare comunque in un luogo dove si è amato, possiamo dire anche così, si sono vissute belle esperienze, è sempre una grande emozione. Bellissimi ricordi, proprio bellissimi ricordi, dalle insegnanti, compagni, eravamo una grande famiglia, tutti i bambini che poi insomma ancora diciamo ci ritroviamo. Ma che adesso questo luogo è diventato proprio la sede dell'associazione, cosa prova, cosa ne pensa? Sono contenta per tanti motivi, anche perché avere questi posti e non valorizzarli mi sembra sciupato, invece va bene. Ed è bello farlo avere sempre rimasto nel sociale, perché prima a scuola, adesso proprio a sede dell'associazione, è sempre un'attività comunque sociale. Per tutti. Poi io sono dell'idea largo ai giovani, quindi i giovani che entrano e fanno qualcosa è bellissimo. Giorno si veste, borse di chiavi, la sera si sveste, quattro maiali e poi mi racconta gli sguardi e le mosse di chi pensa di lei che sul palco ci siano solo cosce, mentre balla e canticchiando fa cadere l'agisero lungo la vita, perché questo burlesque, questo è solo burlesque.
siamo in compagnia del parroco di Centinarola, Don Federico. Come si è sentito a vedere tutti questi suoi parrocchiani uniti per avere l'unico sogno, quello di far divertire e far passare un momento insieme a tutta la comunità? Per me è un momento di gioia, veramente grato, anche una gioia grata a questi tanti che si adoperano per valorizzare il quartiere, per creare momenti di socialità, di gioialità, di festa. E devo riconoscere che sono veramente partecipi a tutto e c'è una bella collaborazione anche con la parrocchia, quindi questo è quello che è bello e mi dà gioia, e anche il segno che oggi c'è stato è proprio all'insegna di questo riconoscimento di stima e collaborazione reciproca che facciamo in modo che cresca sempre di più. Infatti le hanno fatto una sorpresa perché è stato un gesto inaspettato e questo riconoscimento, ma anche questa donazione, e secondo me è un gesto bellissimo da parte di tutti i parrocchiani. Sì, è un segno bello, è proprio all'insegna di quello che dicevo prima, si riconosce questa collaborazione, questa stima reciproca, e devo solo dire grazie, perché anche poi giunge anche un gesto che aiuta anche la nostra attività parrocchiale. Siamo andati a bussare dal signor Giommi, nostro vicino di festa, diciamo così, e siamo andati a bussare e lui, come tanti altri, ci ha dato una mano, e quindi noi vogliamo ringraziarlo pubblicamente per il supporto che ci ha dato in questo momento. Ci ha dato la disposizione del suo spazio per il parcheggio, è stata una cosa molto gradita sia da noi ma anche da tutti quelli che hanno partecipato alla festa, e quindi noi ti vogliamo ringraziare. Qui a fianco noi abbiamo l'onore di avere uno dei fondatori dell'associazione. Difatti, tanti anni fa io e il compianto Luciano Lucertini abbiamo dato vita insieme ad altri volontari a questa associazione Viviamo Centinarola, con una festa che facevamo l'ultimo weekend di giugno, chiamata Festa della Solidarietà, perché il ricavato lo davamo in beneficenza. E lei ha anche offerto il suo giardino personale come parcheggio, e quindi è stato un grande gesto per tutta appunto la comunità. Beh, diciamo che come centinarolese non mi potevo sottrarre a tale compito, e è stato un piacere da parte mia, di mia moglie, per offrire uno spazio che non coltiviamo e che ha dato la possibilità a 100 metri dalla festa a tantissimi di parcheggiare in sicurezza i propri mezzi. C'erano anche persone che appunto aiutavano a parcheggiare, che c'erano persone all'ingresso, all'uscita? Certo, c'erano i volontari dell'associazione che curavano il parcheggio, la disposizione delle auto, e aiutavano l'ingresso e l'uscita delle auto. E come si sente oggi, nella giornata di oggi inaugurale, a vedere questa associazione che comunque è cresciuta? Beh, diciamo, pensando a quando siamo nati, che eravamo pochissimi, vedere una festa così con una nuova sede, tantissimi volontari, ti fa solo piacere, soprattutto perché io sono un centinarolese doc, nato, vissuto, cresciuto a Centinarola e abito a Centinarola. Accanto a noi abbiamo anche una signora che è venuta a scuola qui. Che emozione ha provato a rientrare in questo luogo? Certo, è stato emozionante, perché io non l'avevo più vista, non ero più entrata, ma anche dopo che c'è stato l'asilo. Io sono nata e vissuta a Centinarola, poi da sposata mi sono trasferita, abito a Fano in via 4 Novembre. Perciò questa scuola non l'avevo proprio più vista. E oggi, allora, qui c'era la classe, qui c'era, poi no, la prima e la seconda, ecco, l'ho fatta qui, la terza, quarta e quinta dalla parte di là. E allora a un ragazzo, e c'era la signora maestra Bartolini, oh, e ne era manco tanto simpatica, no, proprio per niente. Però emozionante, veramente emozionante. Hanno fatto una bella struttura, proprio molto bella e piacevole. Penso che sia una bella occasione per Centinarola. Infatti questa nuova sede è l'inizio, come abbiamo detto prima, di un futuro radioso. Capisco, anche perché
dal programma di eventi che hanno dato, diciamo, ci sono diverse cosine che mi interessano pur non abitando Centinarola, mi interessano veramente. Perfetto, allora la rivediamo qui nei prossimi corsi. Senz'altro, grazie. Questa struttura ha ospitato proprio generazioni di generazioni perché ha portato i suoi figli qui. Che emozione ha provato? Oggi è un giorno importante perché nel quartiere hanno recuperato un immobile di proprietà pubblica che per anni è stato chiuso, è stato inutilizzato, quindi l'associazione Viviamo Centinarola, di cui, se me lo permettete di dire, sono stata anche consigliere e presidente, mi fa molto piacere che l'associazione abbia ottenuto questo risultato. E i suoi figli li ha proprio portati qui? Li ho portati qui, c'erano delle maestre bravissime e in un quartiere familiare, accogliente, e quindi è stato veramente emozionante. Abbiamo l'onore di avere accanto a noi una delle cofondatrici dell'associazione. Sì, nel 2007 abbiamo fondato l'associazione insieme a altri del quartiere, quindi doppia soddisfazione per il risultato che oggi hanno ottenuto. E vederla così crescere, cosa le ha scaturito? È un senso di gioia, di felicità, perché qualcosa che abbiamo costruito tanti anni fa è cresciuto e non è rimasto lì fermo, molti giovani sono entrati e quindi doppia soddisfazione. Infatti i giovani sono il nostro futuro. I giovani sono il nostro futuro e sono anche pieni di energia, vitalità, nuove idee e quindi avanti i giovani. Di oggi si è conclusa e a malincuore dobbiamo salutarvi, ma noi vi aspettiamo tutti qui in Centinarola alla sede insieme a tutti gli organizzatori e tutti i nostri volontari, quindi un grande saluto a tutti i telespettatori di Faro TV.